Un saluto a tutti, un ringraziamento ovviamente all'Istituto delle Suore di Maria Ausiliatrice per questa opportunità che mi viene data all'interno dell'evento relativo a Suor Elisa Roncalvo. Il compito mio è quello di tracciare in sintesi un po' l'escursus storico della società nicese di Nizza Monferrato, soprattutto all'interno del secolo XIX, e in particolare di puntare l'attenzione su quegli anni a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, che hanno caratterizzato proprio il momento di genesi della struttura dell'Istituto, con la presenza anche reiterata e ripetuta di Don Bosco a Nizza, e poi tutto l'inizio dello sviluppo strutturale della presenza delle Suore di Maria Ausiliatrice a Nizza, anche lo sviluppo della didattica, che è stata un elemento estremamente significativo sia a livello di territorio locale, ma soprattutto in relazione alla enorme espansione a livello mondiale che si è avuta nella prima metà del secolo successivo. Per cui, come dicevo, dobbiamo focalizzare l'attenzione su quella che è stata in particolare Nizza nel 1800, una città che ha una storia già in quel periodo decisamente corposa, che parte dai primi anni del 1200 con la sua fondazione, legata anche dal punto di vista culturale ad aspetti folcloristici che sono contenuti nell'opera di Giulio Cesare Cordara denominata Il Fodero, ossia Ius Prime Noctis, relativo appunto alla fondazione di Nizza, e che in un convegno recente fatto lo scorso anno a Nizza Monferrato è stato un momento di confronto dialettico fra importanti storici a livello nazionale e studiosi universitari, che hanno rimesso in discussione sostanzialmente la data di fondazione della città di Nizza, ma questi sono argomenti direi molto allettanti che però occorre tralasciare, altrimenti ci dilungheremmo in analisi di un periodo che è abbastanza distante da quello che ci interessa. Dicevo, una città che già nel 1800 una storia corposa ed articolata, che si era sviluppata su eventi decisamente pesanti per la città. Nizza è stata assediata un innumerevole numero di volte. I libri di storia portano 5 importanti assedi, ma in realtà la città fu sottoposta a un numero superiore, e la presenza alternata su queste terre di soldatesche straniere era decisamente ripetuta soprattutto a partire dal 400 fino almeno al 1708, il momento in cui queste terre passarono in maniera definitiva ai Savoia, e sostanzialmente tutto questo periodo così burrascoso venne a cessare. Dicevo prima, francesi, spagnoli, lanzichenecchi, alemanni, truppe savoiarde, truppe milanesi si alternarono su queste terre, a volte in alcuni momenti si sovrapposero, creando stati di confusione dal punto di vista direzionale politico decisamente importanti, ma nello stesso tempo anche momenti di lunghe crisi alle popolazioni, che si trovò molto spesso costretta alla povertà assoluta e da periodi di vera e propria carestia. Questo contesto incominciò a registrare alcuni momenti di miglioramento, soprattutto a partire dagli anni 20 del 1800, quando prese piede e si sviluppò in maniera sostanziale l'industria della seta a livello di territorio locale, in particolare a Nizza, dove si svilupparono alcuni filatoi che avevano un'importanza produttiva non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale.
L'industria della seta costituì sicuramente un momento dal punto di economico di grande ripresa di queste terre che vedevano vere e proprie piantagioni di gelsi, di more, di alberi appunto che venivano utilizzati poi nella produzione di questo prodotto, e venne caratterizzata dal punto di vista amministrativo questa fase di ripresa più che altro dalla presenza di alcuni uomini che furono estremamente significativi nello sviluppo politico-sociale della città per tutto il secolo. Uno di questi, sicuramente il primo che fece registrare un momento di grande impulso alla vita amministrativa locale, fu Pio Corsi, sindaco di Nizza nella prima metà del 1800, che morì purtroppo giovane, quarantenne, ma che lasciò un importante segno nella vita amministrativa della città, e fu colui che iniziò a rinnovare sostanzialmente anche dal punto di vista strutturale questa città con alcune iniziative veramente degne di nota, come è possibile registrare un primo abbozzo di sistema fognario e addirittura anche un sistema di illuminazione a fiaccole che era un po' una a lanterne, scusate, che era un po' una grande novità per quei tempi. Altre iniziative di notevole spessore furono senza dubbio, ad esempio, quella la rivisitazione del sistema mercatale, tanto che fu lui che introdusse definitivamente i due mercati settimanali, fu lui a promuovere il primo abbozzo di foroboario che poi venne costruito e gli venne dedicato in opera successiva, che è ancora quello che noi abbiamo la possibilità di utilizzare odiernamente in piazza Garibaldi, che a quel tempo veniva chiamata piazza Forlina proprio in relazione ai contenitori che venivano utilizzati per gli scambi di merce durante le operazioni di mercato. Passata l'epopea di Pio Corsi, inizia sostanzialmente un momento di grande rinnovamento e di grande spinta dal punto di vista sociale ed economico per questa città, come dicevo prima, legato soprattutto alla presenza di grandi personaggi che hanno caratterizzato la vita nicese di quegli anni, per arrivare poi a quegli anni che interessano a noi, al periodo di Don Bosco, alla fondazione dell'Istituto di Maria Ausiliatrice e alle vicende che hanno interessato poi una delle sue più importanti presenze, che è stata poi dopo Madre Mazzarello quella di Elisa Roncalli. Dicevo grandi personaggi proprio perché già uno di questi in questo periodo ricopriva ruoli di estrema importanza a livello politico piemontese, e quando parliamo a livello politico piemontese per la metà degli anni 50 significa ovviamente a livello nazionale, proprio perché il personaggio a cui faccio riferimento, che era Giacinto Bartolomeo Bona, a metà degli anni 50 si trova a occupare alcune posizioni veramente di grande rilievo decisionale all'interno del governo Cavour e a ricoprire incarichi anche dal punto di vista della gestione delle strutture dei trasporti a livello nazionale. Dopo una carriera nei primi anni all'interno della burocrazia piemontese / nazionale di quei tempi, come dicevo, Bona si trova a comandare di fatto quello che è il sistema ferroviario nazionale, insieme ad un grande esponente di quel mondo che era Pietro Paleocapa, nato a Bergamo, poi trasferitosi in Liguria per un certo tempo, per un altro Torino, che insieme al Bona appunto sostanzialmente progettarono tutto il sistema ferroviario nazionale e lo tennero in mano per almeno 2-3 decenni negli anni che vanno dal 1850
e fino alla fine degli anni 70 di quel secolo. Dico questo perché la presenza di Bona su questo territorio, la presenza di Bona a ricoprire tali cariche su questo territorio significò per molti altri personaggi e per molte altre, come dire, imprese di carattere più o meno industriale di quel momento, un appoggio veramente notevole. Basti pensare che questo personaggio, durante le guerre di indipendenza, nella battaglia di Solferino, fu colui il quale da un giorno all'altro riuscì a raccogliere tutte le truppe francesi. Dico da un giorno all'altro, ma è proprio dal punto di vista temporale, fu proprio una questione di 24 ore, riuscì a raccogliere le truppe francesi disperse sul territorio piemontese, a portarle con i vagoni a Solferino e vincere una battaglia insperata, tanto da ottenere poi grandi riconoscimenti da parte del re di allora. In questo momento a Nizza intanto era nato un altro grande personaggio a livello nazionale e mondiale, che è stato quello che poi ha dato l'impulso fondamentale per lo sviluppo dell'industria conserviera italiana, e che è stato appunto Francesco Cirio, nato a Nizza, trasferitosi poi dopo pochi anni a Fontanile, e che nel giro di un ventennio assunse al ruolo di maggiore esportatore di generi alimentari a livello mondiale, e che ha significato sostanzialmente la nascita di tutto il mondo conserviero italiano e di tutta l'industria alimentare nazionale. Basterebbe la presenza di questi due personaggi per farci ragionare, a mio avviso, su quello che era il terreno estremamente favorevole a Nizza Monferrato per poter pensare a chi avesse delle grandi capacità imprenditoriale, chi avesse in testa l'idea di costruire qualcosa di importante e di nuovo, per andare a scegliere proprio quell'area, quel territorio, per mettere in piedi e sviluppare il proprio progetto. È molto, come dire, presumibile che nella testa di Don Bosco in quegli anni, oltre all'idea di promuovere quella che è stata poi la sua grande intuizione, che si è sviluppata poi in tutto l'universo salesiano, quella di dar corpo ad un istituto femminile, ad una congregazione femminile, meglio chiamata, che avrebbe poi avuto un'espansione mondiale, che avrebbe proprio fondato sulla didattica le sue radici più importanti, dicevo. Oltre ad avere nella testa questa idea, a mio avviso, valutando tutte le opzioni possibili, era abbastanza naturale che la scelta potesse ricadere, se ce ne fossero state le condizioni opportune, su un'area come quella di Nizza Monferrato, che anche dal punto di vista relazionale a grandi livelli poteva dare delle garanzie. Bona da una parte, Cirio dall'altra, e tengo a sottolineare anche Francesco Cirio, perché forse in pochi lo sanno, ma dopo la morte di Cirio, che è venuta nei primi momenti del secolo XX, e che, come dire, suscitò un clamore veramente notevole anche a livello politico nazionale in quel momento, basta andarsi a vedere un po' tutti gli interventi a commiato della morte di questo importante pioniere dell'industria alimentare nazionale e scoprire che ci sono alcuni riferimenti rispetto allo stretto legame di Cirio con Don Bosco. Per cui presenza di Bona, presenza di Cirio, Don Bosco che ha questi legami con questi grandi personaggi, disponibilità per tutta una serie di motivi anche occasionali di un appezzamento di terreno, di una struttura che è poi quella in cui ci troviamo oggi, per poter pensare di acquisirla e di riuscire poi a sviluppare il proprio progetto. Dalla bibliografia a riferimento di Don Bosco
sono desumibili alcuni passi attraverso i quali viene registrato un occasionale incontro sulla linea ferroviaria che da Torino portava ad Asti fra Don Bosco e l'allora sindaco Filippo Fabiani, il quale dopo i colloqui riferiti al progetto di Don Bosco propone proprio uno spazio a Nizza Monferrato per poter sviluppare la propria idea. Lo spazio era lo spazio al quale, come diceva prima, ed era stato un elemento di forte dialettica all'interno della politica locale per alcuni anni, proprio perché si era pensato intorno ai primi anni degli anni 60 dell'Ottocento di trasferire in questa zona il cimitero che non molti anni prima era stato impiantato alla Madonna di Loreto, attuale sede del Camposanto, di trasferirlo appunto in questa zona, e che suscitò una dialettica, come dicevo prima, a livello di consiglio comunale veramente forte, che si protrasse per alcuni anni fra l'allora sindaco Gaetano Bigliani e l'opposizione, espressione dialettica che vide poi la vittoria nel 1867 della parte avversa al sindaco, e che destò anche, insomma, una serie di elementi di curiosità, direi, come dire, anche dal punto di vista ironico interessanti, proprio perché a un certo punto si arrivò addirittura a proporre una commissione tecnico-scientifica che dovesse studiare la brezza che spirava contro il monte, contro la collina posta dietro alla struttura, e valutare appunto la tipologia di aria parametrandola a quelle che sarebbero stati poi gli odori che si sarebbero sviluppati dal Camposanto, che con una valutazione negativa sconsigliava appunto di impiantare il Camposanto in questa zona. Ovviamente erano tutti discorsi funzionali poi ad un tipo di decisione che avvenne, e questa, come tutti sappiamo, come le cronache raccontano, questa struttura venne poi occupata da un'azienda enologica di Savigliano che aveva intenzione di impiantare un'impresa vinicola, di trasformazione vinicola in queste terre, ma che in realtà dopo pochissimi anni fallì per incapacità gestionale, e rimise sostanzialmente in discussione l'utilizzo della struttura che, scusate, non ho detto, era anticamente un monastero dei padri Cappuccini. Pertanto arriviamo al momento in cui la struttura si rende più o meno disponibile sul mercato. Don Bosco ha incontrato il sindaco pro tempore Filippo Fabiani, che gli propone questo tipo di operazione. Manca una cosa fondamentale, che sono i soldi per poter riuscire a realizzare l'intento. E anche qui torna in ballo, come dire, l'aspetto sociale della Nizza di quel tempo, che disponeva, a mio avviso, degli agganci politici necessari, e che disponeva di un substrato, di un tessuto sociale decisamente positivo, costituito anche dalle grandi famiglie della nobiltà nicese di quel tempo, che per fortuna avevano, anche per tutta una serie di eventi favorevoli, come dire, smesso di essere in contrasto tra di loro, ed avevano iniziato a dedicarsi forse a operazioni più nobili e attività filantropiche, come è possibile registrare in quel momento. Non a caso alcune di queste espressioni familiari a quel tempo si misero a disposizione, si impegnarono in maniera determinante per riuscire a trasformare l'idea di Don Bosco in qualcosa di concreto. La famiglia Corsi di Bosnasco fu
forse quella che in quel momento si impegnò in maniera più importante grazie agli agganci che aveva e all'amicizia che aveva con il canonico Martini, che poi fu quello che finanziò in gran parte le prime operazioni di edificazione e ristrutturazione dell'edificio. Pertanto nel 1877 Don Bosco firma l'atto di acquisto di questo appezzamento di terreno con relativa struttura con il comune ed inizia la storia dell'istituto di Maria Ausiliatrice a Nizza. Ora io non vorrei, come dire, inserirmi in quelli che sono stati i contenuti, che sono i contenuti di questo convegno dal punto di vista appunto sia delle didattiche come dell'evoluzione strutturale dell'istituto, perché è compito degli altri relatori che partecipano a questo evento, però ritengo opportuno che almeno uno o due passaggi siano importanti, soprattutto per chiamare in causa il momento in cui, dopo i fatti, come dire, della genesi dell'istituto, l'arrivo di Madre Maria Mazzarello da Mornese a Nizza Monferrato, dopo il primo grande momento di partenza delle suore da Nizza verso le località più sperdute del mondo, dicevo almeno fare un cenno a quello che è stato il momento di gestione dell'istituto da parte di Madre Elisa Roncaldo, e fare riferimento ad un, come dire, ad una serie di rapporti che sono facilmente giustificati dalla presenza nell'archivio condotto di cui è responsabile appunto Suor Paola Cuccioli, che è appunto la presenza di un materiale epistolare di scambio fra Vittorio Buccelli e Madre Elisa Roncaldo, estremamente importante a mio avviso, perché torna, come dire, a giustificare lo stretto rapporto fra la politica, l'amministrazione locale e l'istituto di Maria Ausiliatrice a Nizza, e soprattutto la positività di questi rapporti. Allora, dall'analisi delle lettere, che non sono, come dire, un materiale estremamente, come dire, dal punto di vista della quantità molto importante, però è facilmente desumibile, come dicevo prima, la positività del rapporto fra i due personaggi. Vittorio Buccelli, che in quel momento era un personaggio di grandissimo rilievo, non solo a livello territoriale e locale, ma a livello piemontese e anche a livello nazionale. Fu sicuramente il personaggio che caratterizzò la vita politica nicese e piemontese per almeno i primi 20 anni del Novecento. E il fatto che fosse in così stretta relazione con la superiore dell'istituto dimostra appunto l'attaccamento della città a Nizza, l'attaccamento delle grandi famiglie nicesi a questo istituto, che è stato un po' il leitmotiv, almeno fino agli anni 60-70, dei rapporti fra il tessuto sociale nicese e l'istituto. Vittorio Buccelli, che era nato nel 1861 a Sestri Levante, per cui arrivava da Sestri Ponente, da Francesco e da Luigi Rapallo, per cui già il cognome giustifica appieno il cognome della madre giustifica appieno le sue origini nicese. E già da giovanissimo questo personaggio, che aveva iniziato sostanzialmente ad interessarsi di giornalismo e a fare il pubblicista, comincia a capire che però il suo futuro deve essere quello di personaggio politico, di amministratore, anziché quello di pubblicista, di giornalista. E la sua decisione la prende dopo, ancora giovane, dopo la morte della sorella, morta prematura a 20 anni, laureato avvocato giovanissimo a pieni voti, decide di abbandonare immediatamente la carriera
dal punto di vista legale, di dedicarsi appunto ad altre attività che sono soprattutto quelle in particolare dell'idea politica, sposando un po' l'idea giolittiana che era quella emergente in quel momento. Nel 1899 viene eletto sindaco di Nizza Monferrato, intanto la famiglia dopo la nascita di Vittorio si era trasferita appunto in Piemonte a Nizza Monferrato. Nel 1899 viene eletto sindaco della città, rimarrà sindaco fino al 1905, anno in cui incomincia ad avere una serie di forti e pesanti critiche che vengono fatte da un giornale locale intitolato Il Belbo, Gazzetta di Nizza Monferrato, in cui viene sostanzialmente contestato l'allora sindaco, vengono contestate una serie di operazioni fatte in quel momento e soprattutto la costruzione dell'ammazzatoio, alcuni favoritismi che gli venivano attribuiti per l'assunzione di alcune persone negli uffici comunali. Nel frattempo però lui aveva già fatto dei grandi passi avanti a livello politico anche nazionale. Nel 1902 era stato uno dei fondatori di un nuovo movimento politico che venne chiamato quel tempo l'Italia dei Municipi, che poi si sviluppò in una seconda operazione che ha dato sostanzialmente vita a quella che oggi ancora è una, che è la più grande espressione dei sindaci a livello nazionale, che è l'ANCI nazionale. Diventa amico di Don Luigi Sturzo, partecipa pertanto già al secondo congresso dell'Italia dei Municipi e viene eletto nel Consiglio nazionale insieme a grandi personaggi della politica del tempo. Il suo legame con la grande politica, per cui lo porta a ricoprire alcuni ruoli a livello nazionale importante, senza dimenticare quella che era stata la sua attività nel periodo giovanile, quella di pubblicista e giornalista. Parte pertanto per una nuova avventura, sponsorizzata dal Ministero centrale, dal Ministero dell'Emigrazione, per cui si reca in America del Sud per un lungo viaggio attraverso il quale intende rilevare tutta una serie di documentazioni e di notizie relative al grande periodo dell'immigrazione italiana in Sud America, in particolare in Brasile, e da questa grande esperienza ne fa un importante resoconto pubblicato poi nel 1905 a Milano in occasione della Fiera Internazionale Mondiale, che è Viaggio nel Rio Grande del Sud, che costituisce sicuramente dal punto di vista letterario l'opera più importante di Vittorio Bucelli, visto che poi pochi anni dopo pubblicò anche una seconda opera sempre relativa alla sua esperienza nel Sud America, intitolata, se non sbaglio, Il Libro d'Oro di San Paolo. E dicevo appunto, svolge questa importante esperienza in Sud America, che fu poi, antesignana di una seconda importante avventura in Sud America, questa legata in modo particolare a Nizza e vissuta con i grandi amici nicesi di quel momento, in particolare del leggendario pioniere dell'aviazione italiana Gianfelice Gino, con il quale fondò una società in sudamericana denominata appunto Gino Bucelli and C and Company, con altri personaggi amici nicesi, Bigliani e non ricordo più il nome dell'altro in questo momento, e con i quali appunto maturò l'intento di fondare la prima scuola di aviazione sudamericana
in Brasile. Esperienza che nel volgere di poco tempo fallì per tutta una serie di problemi legati soprattutto a delle difficoltà dal punto di vista tecnico, ma che segnò in maniera particolare l'esistenza di Vittorio Bucelli, proprio perché poi fu direttamente collegata alla morte di Gianfelice Gino e del Bigliani, i quali perirono in due incidenti aerei, prima Bigliani e poi Gianfelice Gino, di cui abbiamo insomma le cronache e le biografie in alcune produzioni letterarie sia dell'Accademia dell'Erca che di Alberto Migliardi un po' di decenni prima, e che costituirono un po', come dire, un momento significativo, negativo nella esperienza di vita di Vittorio Bucelli, il quale durante le sue tre legislature ebbe ad occuparsi in maniera, soprattutto ovviamente nelle ultime due, perché poi furono quelle in cui si registrò prima la morte di Gianfelice Gino e del Bigliani, e poi il fatto che la salma di Gino venne tumulata in America vicino all'aeroporto nei dintorni di New York, in cui cadde e che non veniva mai, come dire, trasferita nelle terre della sua Nizza. Gino si impegnò a fondo in questa operazione e vi riuscì molti anni dopo, con una cerimonia veramente imponente a cui parteciparono tutte le autorità militari e civili dell'epoca. Dicevo, questo fu sicuramente un momento importante della propria esistenza, perché caratterizzò in maniera positiva le sue esperienze giovanili, con queste idee un po' molto innovative di impiantare un'attività imprenditoriale aviatoria in America, ma che costituì poi in realtà un momento molto forte e molto duro dal punto di vista personale. Nel frattempo però il nostro sviluppò tutta la sua carriera politica attraverso un percorso che fu di appunto tre legislature: la prima, che vide la sua elezione nel 1904 nel collegio di Ponti, e le due successive poi nel collegio della sua Nizza, attraverso le quali ebbe modo proprio di dimostrare le sue straordinarie capacità di politico, ma soprattutto il grande attaccamento verso i territori che lo avevano sostanzialmente eletto. Se la prima delle sue legislature fu caratterizzata soprattutto da una serie di interventi relativi a problematiche orientate più che altro al territorio dell'Appennino Ligure, del litorale Ligure, in modo particolare relativamente a problemi di carattere ferroviario, e ovviamente tutta una serie di interventi importanti nel mondo dell'agricoltura, fu nelle altre due nelle quali fu eletto a Nizza a sviluppare proprio gli interessi e le peculiarità maggiori del suo territorio. Lo troviamo ad esempio nel 1907 a partecipare a Bruno, qui vicino a Nizza Monferrato, ad un importante convegno del mondo vinicolo dell'epoca, organizzato dai comizi agrari del tempo, per trovare il percorso adatto ad una forma di contrasto a quella che era la grande malattia del momento dal punto di vista appunto viticolo, che era la filossera. Dopodiché si dedica a tutta una serie di operazioni che possono apparire marginali, ma che in realtà dimostravano il suo stretto legame con il territorio. Da ricordare ad esempio il grande impegno per la costruzione, la progettazione e costruzione della stazione di San Marzano, proprio perché era la sua convinzione che ogni località sulla linea Torino Acqui avesse la propria stazione. In quel momento non era ancora stata costruita la stazione di San Marzano, fu proprio grazie all'intervento di Bucelli che il progetto ebbe modo di essere realizzato. Un grande intervento ad esempio lo fece a promuovere la rendita vitalizia a favore della vedova
del grande eroe risorgimentale Giovanni Poggio, il leggendario eroe senza braccia, così veniva chiamato, nativo di Masio, che fu uno delle persone più, dei personaggi più significativi dell'epopea risorgimentale italiana, che era originario di queste terre, ma attenzione, la moglie era nicese e aveva grandi legami, non era nata a Nizza, ma aveva legami nicese, era una della famiglia Camilla Fossati, era una famiglia della famiglia Fossati che anche oggi sono presenti a Nizza e che hanno avuto insomma nella vita nicese un ruolo molto importante, per cui tutta questa serie di legami con alcune decisioni, alcune come dire interventi anche a livello politico hanno sempre un andata e ritorno e confluiscono sempre su Nizza. Per non dilungarmi molto, ancora un momento estremamente significativo a mio avviso da evidenziare è quello relativo al, come dire, al declino del personaggio politico Vittorio Bucelli, declino come dire legato al fatto della non rieleggibilità a livello parlamentare, ma c'è da tenere conto che il personaggio a livello di territorio locale rimase ancora in auge con una straordinaria capacità e personalità per molti anni, tant'è che possiamo registrare come un caso assolutamente anomalo, ma che è significativo proprio per far rilevare la potenzialità del personaggio, il fatto che nel 1913 venne inaugurato a Nizza il ponte sul Verbo in onore di Bucelli, che era nel pieno della sua attività, per cui generalmente sono, come dire, operazioni che vengono fatte post morte, ma in questo caso invece si trattava di un personaggio che, come dicevo prima, era in quel momento vivente e ovviamente disponeva di un bacino di popolarità veramente notevole. Dicevo appunto, importante è ancora evidenziare il momento del suo declino legato a un rapporto di stretta amicizia con un altro personaggio di queste zone molto importante dopo la marcia su Roma, che era Edoardo Torre, rappresentante di primo piano a livello nazionale del nascente partito fascista e che rappresentava il punto di riferimento assoluto in tutta l'area alessandrina, in modo particolare nel Casalese. Più volte a Vittorio Bucelli venne, come dire, l'accusa di stretta amicizia con questo personaggio sì importante ma molto discusso anche all'interno del partito di riferimento, tant'è che durante le elezioni, la tornata elettorale dopo la terza legislatura del Bucelli, anche per un apparentamento politico all'interno dei soliti, come si dicono, maneggi preelettorali, apparentemente poco, come dire, positivo, il Torre rimase eletto, mentre il Bucelli non riscosse il successo che aveva avuto precedentemente e non ricoprì più quel ruolo di deputato che per almeno tre lustri aveva ricoperto. Da questo momento il declino politico di Vittorio Bucelli è ovviamente segnato, rimane in piedi lo stretto rapporto che aveva con l'istituto di Maria Ausiliatrice, rimangono in piedi tutti i rapporti che aveva intessuto con non solo madre Elisa Roncalio, ma con tutta la struttura dell'istituto e ovviamente tutta una serie di importanti e anche di importanti da un certo punto di vista, ma anche minori interventi che lui riuscì a fare anche a favore di istituzioni prima, ma anche di persone singole che si trovavano in difficoltà e che venivano a volte segnalate anche dall'istituto.
Finisce così la parabola di Vittorio Bucelli, finiscono un po', come dire, i rapporti fra la politica locale e l'istituto in quel momento, anche perché dal punto di vista, come dire, nazionale si vive tutto un altro momento storico, più o meno discutibile, dipende dai punti di vista, ma che ha sviluppi più grandi rispetto a quello che potevano essere invece le metodologie di rapporto fra politica e società che avevano caratterizzato la nascita del sistema politico nazionale nella seconda metà dell'Ottocento fino a questi anni. Con l'avvento del fascismo i ragionamenti vengono fatti e strutturati più su altre dimensioni, con altro tipo di obiettivi, per cui come dire, il percorso di rapporto strettissimo fra comunità locale e istituto di Maria Ausiliatrice rimane in piedi ovviamente, e ne abbiamo ancora oggi degli importanti e significativi riferimenti, ma si sviluppa attraverso forme e modalità diverse che non sono più quelle che hanno permesso anche a Don Bosco di arrivare a stabilirsi a Nizza e a costruire quello che è stato costruito.